Benvenuti cari telespettatori, questo è l'appuntamento di Ben Godi. Oggi parleremo di formazione. Siamo in uno dei mesi più importanti per le scelte scolastiche da parte degli studenti delle scuole medie superiori e qui con noi abbiamo due docenti, avremo il collegamento in esterna, tra poco mi collegherò perché parleremo dell'Istituto Tecnico Professionale. Sapete l'importanza che ha questo mondo straordinario del professionale perché dà sbocchi per entrare poi nel mondo delle nostre aziende. Il collegamento è quanto mai diretto ed è importante. Tantissimo sapere che c'è un grande futuro per i nostri giovani. Allora, noi abbiamo anche, oltre ai due docenti qui con me in studio, il collegamento con Roberto Francini, che è credo fuori da una delle scuole. C'è le immagini, il regista ce l'ha dati. Roberto, dove sei? Dimmi che cosa mi porterai. Bene, oggi il Ben Godi è itinerante, molto itinerante, perché iniziamo dall'Istituto Superiore Vasari, dove troveremo i corsi di estetista, di odontotecnico e poi di grafica, e poi ci sposteremo in altri settori di questa scuola, dove ci sono gli orafi e altri studi. Seguiteci. Grazie Roberto, vedo con Fabrizio Cocchetti, sono già direttamente arrivati, fra poco entreranno dentro la scuola e io volevo cominciare con la professoressa, mi ricorda nome e qualifica? Lucia Sciacci. Non mi scrivo niente, ma non ho lì, io non mi ricordo neanche come mi chiamo. Lucia? Allora, Lucia Sciacci, coordinatrice degli alunni BES del Plesso Vasari. Cosa vuol dire alunni con questo termine? Alunni che hanno delle certificazioni particolari ma che comunque sono ben integrati all'interno della scuola, delle classi, e seguono i programmi normali ministeriali. Allora io il Vasari mi viene in mente subito tanti indirizzi che ha all'interno, no? Guardi, sì. Se io dovessi dire ne tocco uno, mi diverte perché avendo il tablet qui, guarda che aspettai, dai, siamo avanti Natale. Allora, parlando due parole, questo corso qui che cos'è? Suo? Sì, estetica e benessere. Sì, ed estetica e benessere del Vasari, è un indirizzo triennale che ha degli sbocchi notevoli nel campo del lavoro. Al termine del terzo anno le ragazze si inseriscono nei vari istituti estetici dopo aver percorso molte ore di studio e soprattutto questo di è un settore laboratorio. Che ha possibilità professionali? Molto, molto, molti sì, sbocchi. Alla fine del terzo anno avranno, se superano ovviamente l'esame, avranno una qualifica di operatore del benessere. Ed è uno dei corsi, tra l'altro, innovativi. Questi sono stati messi un paio, allora, 3-4 anni fa. Quanto sì, tempo questo fa? Non sono molti anni. E da quest'anno però abbiamo anche il corso per parrucchieri. Ah, è un corso certo. Innovativo, inizierà dal prossimo anno e sperando. Bellissime che ci queste immagini. Immagini che la regia mi sta fornendo, che sono proprio riprese durante uno dei vostri corsi, proprio della sessione, con le ragazze che sono protagoniste. Devo dire che c'è, se dico istituto professionale oggi, tecnico professionale, dico passione, dico sapere, ma saper fare. Saper fare soprattutto è proprio un professionale. In tutti i nostri corsi, gli alunni dalla terza, nei corsi dei 5 anni, dalla terza faranno delle ore di stage, addirittura 210 per i professionali, 150 per il tecnico e nell'indirizzo estetico addirittura 800 ore wow. Di stage. Allora aspetti, dopo tanto torneremo con lei professoressa, ma mi interessava anche aggiungere un altro elemento, fra poco mi ricollego con Roberto che sta scalpitando, fatelo arrivare! Maledetti, volete subito Roberto, lo vedete che è anziano, c'ha l'età, è come me, piano, non me lo fate tracollare per le scale, perché io vedo il dietro le quinte del segnale che arriva con il nostro zainetto e è divertente scoprire come non posso farlo. Allora, prof, tu sei chi esattamente, ricordamelo. Andrea Scadizzi, professore del laboratorio di elettronica. Elettronica, sì. Elettronica, si parla oggi tanto di innovazione, elettronica è strumentazione, competenze, quali sono due competenze fondamentali sull'elettronica? Nell'elettronica innanzitutto bisogna sapere essere precisi e avere conoscenze di base allargate. Oggigiorno abbiamo sia competenze informatiche che elettronica di circuiteria. E fortunatamente nelle aziende del settore qui ad Arezzo ne abbiamo molte e sono in cerca famigerata molto dei nostri tecnici. Hanno fame, eh? Sì, hanno fame, molta fame. C'è possibilità per questi giovani che stanno, uso un termine gergale toscano aretino,
Allora, quando uno non ha competenze è zazzicare, che non è zazzicare, questi non è che zazzicano, hanno competenze specifiche. Certo. Zazzico io per hobby, che metto le mani per provare l'elettronica, certo. Invece hanno poi delle competenze di grande valore. Certo, certo, loro già dalla seconda vanno in azienda a fare i corsi, gli FP, quindi hanno competenze che per poterli mandare in azienda. Seguono nei tecnici che lavorano, quindi elettricisti oppure aziende di informatiche, domotiche, certo. E quindi anche acquisiscono delle competenze di base che sono molto importanti prima di andare a lavorare. Allora, qui abbiamo questo grande pannello, mi sto per collegare con Roberto, e vedevo c'è decisamente un insieme di corsi in questo tecnico professionale di Arezzo, Istituto Tecnico Professionale di Arezzo, con www, proprio vedi la scritta, che spettacolo, www. Certo che abbiamo anche grafici che sono spaziali in questa rete televisiva, ormai abbiamo gente troppo top. Roberto, mi fanno cenno che sei pronto. Bene Alex, siamo qui all'Istituto Vasari per scoprire quello che si sta facendo qua. C'è una situazione davvero molto particolare, non è proprio un'aula dove si studia latino. Qui cosa stanno facendo? La professoressa Serena Leonardi è con noi. E cosa stanno facendo le ragazze? Che allora, corso è questo? Questo è il corso di estetista, operatore del benessere estetista. Le ragazze stanno svolgendo le attività pratiche, abbiamo varie postazioni. In questa postazione stanno facendo la manicure, decorazione unghie, e poi vedremo, insomma, nelle altre postazioni svolgono altre attività tipiche del profilo dell'estetista. E diciamo che è una delle parti fondamentali di quello che è il lavoro dell'estetica, ovvero proprio la possibilità di esercitarsi in pratica con la presenza peraltro di esperti esterni del territorio che vengono, in questo caso specifico, le estetiste, a insegnare alle nostre alunne delle attività professionali. Ecco, questo è un corso, quanto dura? Quanti anni sono? È un corso triennale, è un corso di qualifica, quindi le ragazze possono svolgere 3 anni, e in questi 3 anni prenderanno la qualifica di estetista. Poi c'è la possibilità di fare il quarto anno, e nel quarto anno c'è la possibilità di prendere l'attestato come diploma di specialista e quindi aprire una propria attività professionale in maniera individuale. Ecco, una domanda, gli insegnate anche quelle che sono le scartoffie, la burocrazia o solo il lato tecnico? No, allora, il percorso è un percorso molto complesso. È un percorso che prevede istruzione, quindi tutte le materie dell'istruzione della scuola, e formazione professionale. Quindi loro imparano sia tutta la teoria che la parte pratica. In particolare nel quarto anno, quindi quando apriranno una propria attività lavorativa, impareranno anche quella che appunto abbiamo definito le scartoffie, quindi tutta la burocrazia che sta dietro alla gestione delle attività pratiche. Senti, le ragazze di solito questa cosa la fanno già da sé, con la sorella, con le amiche? In casa. Molte arrivano che sono già attrezzatissime per quanto riguarda i pennelli, i trucchi, la ricostruzione unghie, il decoro unghie. Ovviamente qui dobbiamo dare le basi teoriche, che sono quelle fondamentali per poter lavorare in sicurezza. Noi vediamo che per esempio le nostre alunne adesso indossano addirittura la visiera, oltre che alla mascherina FFP2, proprio perché dobbiamo rispettare le condizioni di sicurezza. In questo momento anche la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro è fondamentale. Quindi... Bellissimo, capisco che è un progetto davvero molto complesso. Sviluppi futuri? Sviluppi futuri: dal prossimo anno partirà il percorso di acconciature e parrucchieri, che fa sempre parte di operatore del benessere, ma sono praticamente 3 anni nei quali impareranno appunto a fare le attività di parrucchiere, quindi acconciatura, colore, taglio, e i laboratori sono ovviamente in fase di realizzazione. Però ci sarà a questo punto il percorso, quindi il polo operatore del benessere sarà ampliato con estetista e parrucchiere, percorso completo. Grazie mille, noi continuiamo la nostra visita all'interno del Vasari tra poco nel prossimo collegamento. Grazie, grazie Serena. Roberto, straordinario, straordinario. Le ho fatto introdurre a lei appunto, e dopo avete sentito il collegamento, questo polo. C'è ambizione di crescita in questo tecnico professionale Arezzo? Molto, molto. Grazie anche al dirigente scolastico, sono stati ampliati molti corsi e la rispondenza al momento è molto elevata, insomma. Ci si può iscrivere fino a quando? Ricordiamo, allora, la scadenza. L'iscrizione è fino al 4 di febbraio. 4 febbraio. Sì, noi abbiamo fra l'altro gli ultimi 2 sabati di gennaio che gli open day, quindi la scuola è aperta. Ma vengono agli open day i genitori? Vengono i genitori e i ragazzini. Chi fa più le domande, i ragazzini o i genitori? Genitori. Qual è la domanda che più spesso vi fanno?
sbocchi lavorativi. Quali sono? Curiosità, ma delle passioni te vengono tenute in considerazione, delle passioni dei ragazzi? No, chiedo, da quando è il momento di iscrizione da parte? Ma alcuni sì, altri no, perché i genitori tendono comunque a far intraprendere un percorso che poi abbia anche uno sbocco lavorativo futuro. Certo. No, legittimo. Allora, è davvero interessante. Ah, devo dire che ai miei tempi, io 62 anni, lasciamo stare. Tutto questo non esisteva. Oggi oggettivamente ci sono delle opportunità, non solo al professionale, ma il mondo della scuola si sta rinnovando, sta crescendo e sta offrendo possibilità pazzesche. Allora adesso faremo una breve pausa, fra poco torniamo con Ben Godi, parliamo di formazione, parleremo di tutte quelle che sono le visioni, perché il professionale ce ne sono diverse. Vai, prego regia, poi torniamo. Al primo posto per ogni giovane c'è la formazione che viene fatta alle scuole medie superiori. In questo caso parleremo di tecnico professionale di Arezzo, l'orientamento scolastico. Fino al 4 di febbraio ancora c'è la possibilità di iscriversi nelle varie scuole. Questo è un momento anche di scelte, si è maturato idee, si sono maturate visioni, tecnico professionale Vasari. Ma allora, a tale proposito volevo parlare con il prof, mi ricordi il nome? Andrea Scatizzi. Due parole le vorrei dire anche, ho le immagini dall'elicottero che uno dei miei registi mi ha riportato. Voi fate anche fra i tanti corsi questo di particolare, po' particolare, cioè che sul modo che imparano a volare, no? Scusa se semplifico, ma penso... Sì. C'è anche un indirizzo tecnico che il tecnico aeronautico, quindi è un nuovo indirizzo che permette ai nostri ragazzi non solo di prendere un diploma di studio tecnico con indirizzo logistico e trasporti, ma anche una formazione di base per andare poi a fare i corsi futuri per piloti e sia conduzione del mezzo aereo che anche riparazione del mezzo aereo. Pazzesco. Cioè, sì, dopo i due anni di base di un istituto tecnico, loro possono scegliere conduzione del mezzo o riparazione del professore, mezzo. Professore, quanto viene considerata la passione che il giovane ragazzo, perché ancora è adolescente, ragazzi, uno che arriva alle scuole superiori è un adolescente, no? Non è. Sì, quanto vengono considerate dai genitori il concetto passione? Cioè la scelta della scuola quanto è influenzata? Allora, noi vediamo che i ragazzi, volare è stato la passione di tutti, insomma. Se io ai miei tempi, come potevo dire, c'era una scuola di aeronautica ad Arezzo, avrei fatto sicuramente. Tra l'altro in Italia ce n'è anche poche, sbaglio? Sì, è un'altra, Forlì poi a Roma, quindi. E niente, è una passione che va anche, si sviluppa negli anni, perché sono 5 anni, sono obbligatori, sono 5 anni, non è che dopo 3 anni possono fare un percorso diverso, possono andare a lavorare, no, sono in un studio tecnico, quindi sono 5 anni e man mano magari i ragazzi che... con l'idea, quello è un istituto professionale, un tecnico professionale che mi dà anche la facoltà di continuare l'università e molti ragazzi che ho avuto anch'io lo scorso anno si sono diplomati e hanno scelto percorsi anche diversi, non solo aeronautico o ingegneria aerospaziale fatto. Alcuni hanno fatto anche economia. Sì, sì. Chi ha fatto economia? Le competenze di base. Economia, certo. Qualcuno ha fatto anche giurisprudenza. Perché quindi... le competenze sono al centro di questa. Allora faccio un po' di confusione. Ho Roberto Francini, che è una gran brava persona, sapete, che è il mio collega. E allora adesso il compito a Roberto. Roby, dove sei? Io, Alex, sono sicuro che tu ti stai domandando, ma dove siete qua? Questo è un laboratorio molto particolare. Professore, com'è il suo nome? Petreni Stefano, è un laboratorio odontotecnico. Qui ci sono una classe di ragazzi della seconda che, bene o male, sono molto numerosi e sono anche molto carini perché hanno
quantomeno hanno preso subito l'aspetto con voglia e con determinazione questo profilo. Ecco, questo è un tipo di lavoro che ci siamo sempre domandati come poteva svilupparsi, perché sono, di solito i laboratori sono chiusi, quindi siamo molto curiosi di sapere quali competenze acquisiscono i ragazzi all'interno di questi laboratori. Allora, qua diciamo così, la professione dell'odontotecnico è un po' cambiata negli ultimi anni, è cambiata perché in tutti gli aspetti è venuto sempre di più, è entrato nel ciclo produttivo quelle che sono le nuove tecnologie. È chiaro che questi ragazzi all'interno della scuola, all'interno anche dei laboratori del territorio, perché bene o male avranno modo anche di vedere le altre aziende del territorio, devono approfondire le conoscenze di base e i fondamentali che scientificamente provati ormai negli anni. Quindi però saranno abituati quindi a confrontarsi poi con i dentisti che gli chiedono, esatto, delle cose. Esatto, esatto. La richiesta, diciamo così, lavorativa viene fatta con delle prescrizioni cliniche dallo studio odontoiatrico. Noi addetti ai lavori saremo quelli che bene o male dovremo costruire delle protesi, dei dispositivi medici su misura a dei pazienti tramite le nostre conoscenze all'interno delle nostre aziende per gli odontoiatri, per i dentisti. Quindi, che tipo di corso è? Quanto dura? Questo è un corso che dura 5 anni, alla fine del quinto anno ci sarà l'esame di maturità e poi per coloro che vorranno amplificare anche l'aspetto, diciamo, burocratico, c'è un esame di abilitazione che verrà fatto successivamente all'anno dopo. Di solito settembre, ottobre, primi d'ottobre viene fatto questo esame di abilitazione. La differenza qual è? Che fermandosi all'esame di maturità i ragazzi possono lavorare, ma dovranno essere inseriti in un contesto da dipendenti. Quindi all'azienda. Se coloro che invece vogliono un pochino implementare la professione, essere per quello che riguarda un po' più autonomi, dovranno fare la parte burocratica. Così è. È quello che abbiamo sentito poi anche nell'altro corso, quindi imparare sì la tecnica, però alla fine del percorso, che comunque è un percorso impegnativo, avere la possibilità di destreggiarsi anche nella burocrazia, tutti gli adempimenti che servono. Legislativi e burocratici. Poi chiaramente per coloro che vorranno ancora amplificare questa cammino possono essere anche e possono affacciarsi anche al mondo universitario, quindi potrebbero, per chi volesse, approfondire la cosa anche dal punto di vista universitario sulla scienza dei materiali piuttosto che odontoiatria e via discorrendo. Quindi, bene, è un settore sicuramente in grande sviluppo con nuove tecnologie, qui imparano la manualità che è il primo passo di questo lavoro. Il primo passo fondamentale, e poi chiaramente anche il corso presenta anche quello che è l'aspetto delle nuove tecnologie, del controllo numerico, di tutto quello che è la gestione innovativa della professione. Stampante. Grazie professore, ragazzi, buon lavoro, è tutto molto interessante. Alex, ci vediamo nel prossimo collegamento, sempre qui dall'Istituto Vasari di Arezzo. Ma quanto Roberto Francini, tu sei bravo, e bravo anche Fabrizio Cucchetti, bravissimi ragazzi. Ci avete fatto vedere, ci avete narrato degli aspetti. Un sacco di laboratori, professoressa, ricorda il suo nome, scusi, prof. Lucia Sciacci. Lucia. Un sacco di laboratori all'istituto professionale. Molti. Fra l'altro, oltre appunto questo, abbiamo anche il laboratorio dell'indirizzo grafico, che è un indirizzo tecnico, è un laboratorio rinnovato da non molto. Abbiamo tutti computer Mac con programmi innovativi che vengono proprio utilizzati anche dalla televisione, quindi, dai giornali. Fotografico è il percorso, che avete dei termini, no? L'ho visto lì, ne ho scritto, non è che sono così intelligente. Guarda, c'è grosso come una... A Natale, guarda, grafico, fotografico, eccolo lì, scusate se vi costringo a queste maratone. Ecco, grafico, fotografico. È un indirizzo che i ragazzi svolgono tantissime ore proprio in laboratorio e ha degli sbocchi notevoli nel mondo del lavoro. Quindi a livello di marketing, di pubblicità, di televisione, molti dei nostri ragazzi sono venuti anche qui da voi a fare gli stage, perché devono fare 150 ore di stage dalla terza alla quinta e quindi mettono in pratica quello che poi apprendono a scuola. Quindi è un indirizzo che va molto, insomma. Bene, abbiamo, se non sbaglio, in questo blocco abbiamo un altro collegamento con Francini, mi confermate? No, perché ho perso. Ora io sto in libidine con sta roba nuova
delle scenografie. E quindi, essendo in libido, adesso sto perdendo le scalette. Sono vecchiato, ragazzi. Roberto Francini, so che ci sei, batti un colpo. Un laboratorio di grafica, il nome del professore? Isacchi. Professor Isacchi, qui i ragazzi cosa imparano? Qui i ragazzi imparano a diventare un tecnico grafico, imparano a usare Macintosh col pacchetto Adobe Pro, quindi imparano a fare sia la parte di grafica statica, grafica pubblicitaria, progetti grafici, sia la parte video, quindi progetti in movimento, riprese per la città, montaggio video, riprese di eventi e montaggio video successivo in post-produzione. Quindi imparano a creare i contenuti di quelli che sono anche i social, non soltanto diciamo della televisione, ma anche i propri social che oggi sono fondamentali anche per le aziende. Assolutamente, quindi anche l'interfaccia su internet, proporre prodotti su in rete, prodotti anche grafici e prodotti video. Quanto dura questo corso? Questo è un tecnico grafico che dura 5 anni, loro fin dall'inizio si approcciano alla parte laboratoriale, poi in terza, come da indirizzo, diciamo, iniziano a specializzarsi nelle branche che abbiamo detto e quindi 5 anni e hai un diploma di tecnico grafico. Bene, qui c'è una professoressa giovanissima che tra l'altro mi sembra di conoscere. Qual è il tuo nome? Virginia Ferrotti. Senti Virginia, tu che ruolo hai invece? Ti vedo in cattedra qui oggi. Sì, allora io faccio la docente di progettazione multimediale, quindi insegno ai ragazzi programmi come tutto il pacchetto Adobe, come Illustrator, Photoshop, Premiere o InDesign. Senti, sono bravi se i ragazzi hanno motivazione per imparare, questo è fondamentale. Sì, sì, dai, hanno motivazione, sono bravi, sono un po' agitati però, il giusto per avere la grinta, insomma, per mandare avanti dei progetti. Grazie Virginia, e questo è uno dei laboratori sicuramente lanciati nel nuovo mondo. I ragazzi poi che prospettive hanno quando escono di qua? Beh, diciamo da quando sono qua loro fanno esperienze di scuola-lavoro in aziende anche come voi o di parte, quindi di parte video, di parte televisiva e anche di parte grafica ed editoriale. E alcuni poi escono, proseguono, fanno l'accademia e altri, essendo poi un diploma tecnico, permette di aprire un'attività propria e continuare con le proprie gambe. Bene, grazie ragazzi, buon lavoro, grazie professore, è stata veramente molto interessante. Noi Alex adesso ci spostiamo, andiamo in un'altra sede del Margaritone Vasari, andiamo a trovare gli orafi, a tra poco. Allora, su Roberto Francini che ha detto ciò, avevano una distesa di Mac che sembrava di essere la NASA al lancio degli shuttle, pazzesco! Breve pausa, poi torniamo qui con Ben Godi. Quale sarà la scelta della scuola superiore che dovrò fare entro il 4 di febbraio? 4 febbraio, giusto? E noi, fra le tante proposte legittime, le varie scuole che vengono scelte, i licei, le scuole di vario tipo, di vario indirizzo, benissimo tutte, in questo caso parliamo in maniera specifica dell'offerta formativa dell'Istituto Tecnico Professionale di Arezzo. Vengono anche dalla provincia professionale di Arezzo? Sì. Moltissimi. Da dove arrivano in giro? Ma dal Casentino. Casentino, ok. Ma anche da altre zone. La professoressa insomma. Che parla chi è esattamente? Lucia Ciacci. Lucia Ciacci, la professoressa. Voglio sapere, questo è un tipo di istituto tecnico professionale dove il sapere e il fare devono essere uniti ormai, cioè sì. Parlavamo prima del programma di iniziare, il saper fare basta, non basta. Come non basta il sapere, perché anche se fai l'università certo. Ma non sai fare qualcosa. Certo, quindi è basilare, proprio perché è un professionale, i ragazzi imparano fin dal primo anno a mettere in pratica quello che apprendono teoricamente. Ma le idee passate di qualche decennio fa, i professionali erano quelli, ne voglio studiare? Va professionale! Non ricordo, diciamo così. No, oggi non è più così, no, se non siete così, motivati non c'è. No, non è più così. Il nostro è un istituto, diciamo, dove insomma si studia, dove chi non ha voglia non passa alla classe successiva, viene fermato, ripete l'anno, quindi è un indirizzo appunto molto serio. E anche perché i ragazzi in futuro è fondamentale avere competenze, cioè il certo, mondo vuole competenze, certo. Cioè non c'è da pensare sopravviverò, no. O hai competenze nel mondo del lavoro oppure purtroppo non avrai, sì, mentre non se hai competenze avanti.
te cercano, perché io so, per esempio, i vostri orafi sono ricercati. Ma addirittura, poi dopo... guarda Alex, noi anche nell'indirizzo sociosanitario, ora al di là di questo periodo critico della pandemia, ma i nostri alunni, una volta usciti dal nostro indirizzo, trovano tranquillamente e facilmente lavoro grazie anche al corso OSS che dalla terza possono fare, non è obbligatorio, è facoltativo, ma è una grande possibilità per questi nostri alunni. Che sarebbe quello legato al socio-sanitario. Sembra la lavagna. Vorreste avere una lavagna elettronica. Mica avete anche la lavagna elettronica a questi livelli? No, l'avete al professionale, questa roba così? Sul serio, prof? Sì. No, io pensavo che fosse un giocattolo di noi della televisione. Allora, Roberto Francini, sei lì come un impavido mio generale, con l'esercito appostato per entrare dentro e vediamo di che parliamo. Roby, vai! Preside, qui siamo in un settore davvero molto, molto particolare. Sì. Ci puoi illustrare quelle che sono le operatività di questa sala di controllo? Sala di controllo e di navigazione aerea. I ragazzi lavorano sulle carte, la meteorologia, e lavorano naturalmente sulla simulazione di volo di secondo livello. Ecco, questo tipo di attività cosa prelude? Cioè, qual è il titolo di studio che acquisiscono? Loro acquisiscono il titolo di studio di trasporto e logistica nel settore aeronautico e conduzione del mezzo, in questo caso. Questa è è il corso B, per cui fanno i piloti, i controllori di volo, gli assistenti di volo e così via. I ragazzi quindi acquisiscono delle competenze per la navigazione aerea, per capire i messaggi, addirittura il simulatore proprio. Sì, hanno il simulatore di volo perché devono imparare a decollare e poi naturalmente ad atterrare, a condurre il mezzo aereo anche in situazioni meteorologiche avverse. Potranno prendere anche il brevetto poi in seguito? Loro possono prendere il brevetto, noi abbiamo un accordo sia con l'aeroportino di Arezzo che ci ha consentito di fare uno sconto, diciamo, sulle 43 ore di lezione di volo che i ragazzi devono seguire per avere la licenza di volo privato. E poi noi abbiamo anche un accordo con l'ENAC, per cui i nostri ragazzi possono partecipare alle selezioni e ai concorsi per diventare controllori di volo, oltre che assistenti di volo. Insomma, è un bel progetto, una bella carriera anche. Quanto dura la parte scolastica? Noi abbiamo 5 anni, iniziano dal terzo anno, il biennio è un tecnico, quindi è comune. Nel terzo anno loro possono prendere questo indirizzo, opzione, che si chiama conduzione del mezzo aereo. Poi c'è anche l'altra opzione, costruzione del mezzo aereo oppure del mezzo ferroviario, gomma e rotaia, e naturalmente poi i nostri ragazzi possono proseguire gli studi universitari, per esempio ingegneria. Certo, c'è molta richiesta nel settore dell'ingegneria. Qua addirittura vedo che c'è una studentessa, ma credo che sia un'insegnante, lei ha addirittura i gradi, è una studentessa. Qual è il suo nome? Mi chiamo Anna Maria. Anna Maria, attenzione, perché qui si rischia, perché proprio mi sembra che si entra in una fase un po' pericolosa, insomma, della navigazione, quindi non vogliamo togliere attenzione. In che zona sta andando? Penso che sia la zona di Arezzo. Siamo in Val di Chiana, quindi? Sì. È difficile fare questo volo? È coinvolgente? Anzi, sì. Anna Maria, non entra in ansia ogni tanto? No. Ecco. Mamma mia, sembra di essere veramente molto, molto coinvolgente questa cosa. C'è la licenza di volo privato, guida già gli aerei. Ah, quindi già il Cessna, diciamo, questi piccoli aerei. Chiedeteglielo io. Guida già degli aerei veri? Sì, sono pilota dal 1° luglio di quest'anno. Alex, qui abbiamo intervistato anche chi vola realmente. Grazie Preside, è stato veramente molto interessante. Adesso andiamo al piano di sotto perché ci sono gli orafi, laboratori orafi molto richiesti in questo momento. Ci spostiamo, a fra poco. Grazie, scusa, prima mi hai detto dell'aeronautico, io ho visto le immagini, l'avevo girata in un elicottero, dico bella, forte. Sono rimasto al laboratorio, questo è un laboratorio pazzesco. È un laboratorio. Professore, che parla chi è, scusami? Ricordami. Andrea Scatizzi, docente del laboratorio di elettronica e domotica. Ok, elettronica e domotica è il tuo specifico, ma qua ti ha mandato, parli anche sì, di quello. Parlo, certo, li conosco. Anche e perché loro hanno molte ore di laboratorio di elettronica, anche perché un pilota, se non conosce l'elettronica,
le strumentazioni di bordo. Ma ho visto quei simulatori pazzeschi. Sì, sono simulatori che servono proprio per insegnare ai nuovi piloti a pilotare. Ma i ragazzi che dicono quando fanno corsi del genere? Allora, molti sono attirati, pensano che sia un gioco, ma non è un gioco, assolutamente, perché come abbiamo visto, cioè, oltre al simulatore che è un computer, che è possibile averlo anche a casa, oggi come oggi ci sono tutti i computer, loro lavorano anche su carta, abbiamo visto sul cartaceo sanno cosa, cioè, fanno un piano di volo, non è che prendono e volano su, cioè come fanno a casa, come fosse un gioco della sala giochi, ex sala giochi, ormai non c'è più. È un simulatore vero proprio, che funziona, che utilizzano anche i piloti per fare le ore di volo, perché devono fare tot ore di volo per mantenere il brevetto. No, Santi, come si chiama il vostro dirigente? Sì, il dirigente scolastico è il vecchio preside, Roberto Santi. Uno spettacolo, complimenti al dirigente scolastico per la strategia che sta portando avanti su questa scuola, davvero innovativa. Ma si sono spostati, io sono curioso perché il mio cuore batte anche per il mondo dell'oro, bene o male sono cresciuto nella... io sono aretino vero, sono aretino del Zolla, via San Laurentino, quando l'oro era in crescita esponenziale e quindi... Poi dopo si è perso un po' il concetto di andare a lavorare per entrare nel mondo dell'oro, ora il mondo dell'oro sta ricercando i ragazzi preparati veramente, addirittura i corsi sono finanziati, vediamo. Roberto, raccontaci questa cosa dell'oro perché mi interessa per i ragazzi. Siamo qui in via Golgi, nella sede degli Orafi, dell'Istituto Margaritone Vasari. Preside, stiamo assistendo a un ritorno della richiesta di Orafi nel nostro settore. La richiesta di Orafi è altissima, le aziende ne hanno tantissimo bisogno, ogni anno vi sono oltre 300 pensionamenti e noi non facciamo assolutamente fronte a questa richiesta perché i nostri ragazzi sono classe da 15-20 ragazzi al massimo che trovano immediatamente lavoro. Conosco nostri studenti bravi che si sono diplomati a pieni voti che sono addirittura contesi fra le varie aziende. Cioè, perché tra l'altro è un lavoro talmente specifico, talmente artigianale che cioè, non è che si possa improvvisare. Qui abbiamo una ragazza che sta lavorando di abrasione. Come ti chiami? Chiara Angeli. Senti Chiara, che stai progettando? Allora, praticamente questo è l'inizio della lavorazione chiamata... Traforatura e praticamente questo dovrò andare a incollare il pezzo nella lastra e poi bucare tutto? Sì, bucare e traforare tutto intorno per poi dopo andare a formare un pendente. Chiara, che anno sei? 2005. Quindi questo è il tuo terzo anno? Le prospettive, come pensi poi di proseguire la tua carriera lavorativa? E allora, prima di tutto finire gli studi e poi dopo iniziare comunque un percorso lavorativo nelle varie fabbriche e poi se avrò l'occasione anche di aprire una fabbrica tutta mia. Perché poi nel DNA degli aretini c'è questa cosa di, grazie Chiara, buon lavoro, di imparare un lavoro e poi mettersi in proprio per creare, altrimenti non ci sarebbero migliaia di ditte. DNA millenario direi, cioè ai tempi degli Etruschi gli aretini facevano cose bellissime. Ai tempi degli Scipioni riempirono due navi intere di utensili per fare la guerra a Cartagine, non erano naturalmente utensili e monili d'oro ma armi. Ecco, però gli aretini hanno una tradizione millenaria nella lavorazione del metallo. E naturalmente noi la rinverdiamo ogni volta. Guardate, questo è stato un primo premio in Toscana per l'innovazione tecnologica, braccialetto longobardo. Ideato prima con Rhinoceros in 3D al computer e poi realizzato a mano, compreso l'incastonatura di pietre. È veramente un capolavoro. In Toscana noi ci premiò l'attuale presidente Gianni, allora presidente del Consiglio regionale. Gli Etruschi non avevano Rhinoceros, però le idee c'erano. C'erano già. Manteniamole queste tradizioni di lavorazione noi orafa. Le rinnoviamo, ma questo era. Ma lo stesso, anche quell'anello lì è stato premiato. Poi noi abbiamo rotoli interi naturalmente di gioielli, tutti molto 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 belli. Vedo molto motivati questi ragazzi, mi fa molto piacere. Grazie di averci illustrato il vostro settore. Infatti
da uno studente. Certo, certo. Ecco, non è che sono fatti dai professori, sono gli studenti che sono in grado di realizzare questi capolavori. Bene, questo ci fa piacere per il futuro della nostra azienda Orafa, che Arezzo possa continuare questa tradizione così millenaria. Grazie Roberto, bellissimo! Complimenti, grande lavoro, il mondo dell'oro perciò, grande possibilità professionale, ma formarsi. Quando ora torniamo dopo la pausa parliamo proprio di questo, cioè non si deve andare a scuola tanto per andare, o si impara o no, e se si impara si ha possibilità di un grande futuro. Pausa, breve fra poco. È fondamentale andare a scuola per formarsi, ma è fondamentale altrettanto riuscire a poi spendere questa formazione in un mondo reale, quello dell'impresa, spessissimo artigianale, un'impresa che è quanto mai florida. Noi parliamo in questo caso a tutta la Toscana, perché la nostra rete televisiva arriva in tutta la Toscana, ma arrivando dalla provincia di Arezzo come emissione siamo anche, abbiamo questo cuore aretino che c'è forte, non si può, è vero o non è vero? Allora, con i professori, parliamo di istituto tecnico professionale, sapere, saper fare, volevo ripartire da un concetto. Professore, c'è un altrettanto settore interessante che è quello che la vede protagonista di più? Sì, perché certo. A lei do del tu, a te, a lei, ci diamo del tu e con te, diamoci del tu perché ci stava del tu. Certo, anche però, alla prof, vedere, dimmi un po', certo. Ricorda sì. Nome e cognome, caro? Andrea Scatizzi. Vai Andrea, un settore che ti sta a cuore? Sì, è il settore elettrico domotico, perché diciamo che oggi come oggi sì, è all'avanguardia, nel senso che i ragazzi sono molto ricercati, soprattutto in questo settore, perché tutt'oggi molte aziende stanno facendo questo processo di informatizzazione, digitalizzazione dell'azienda e non hanno personale con competenze digitali all'avanguardia, come spero i miei ragazzi quando saranno formati al fine di 5 anni. Quali sono due caratteristiche fondamentali per chi si forma nel settore della domotica? I ragazzi hanno molta competenza lavorativa nel settore perché riescono e fanno molte ore di stage aziendale, quindi già si fanno già vedere 3 anni prima di finire. 3 anni prima vuol dire dalla seconda, già vanno in azienda a fare un percorso di formazione, quindi lavorativamente proprio parlando fanno circa 400 ore di professore, formazione. Professore, la prima cosa, primo giorno di scuola, sì. Ci divertiamo a immaginarlo, i ragazzi si possono iscrivere fino al 4 di febbraio, certo. Ma uno arriva poi, anno scolastico parte, primo giorno di scuola, il prof che gli dici, prima ora di lezione? Prima ora di lezione già si parte con i primi albori dell'impianto elettrico, quindi l'accensione di una lampadina. L'accensione della lampadina. E cosa gli dici? Scusa, mi sono troppo curioso. Posso? È il tuo. Sì, certo. Cosa gli dici? Innanzitutto ci vuole sicurezza, quindi formazione per la sicurezza. Loro devono fare, prima di entrare nel laboratorio, devono fare le 4 ore di formazione base, che grazie alla Regione Toscana lo fanno direttamente a casa, lo possono fare. Formazione base per la sicurezza nell'ambiente di lavoro. Quindi si collegano al sito della Regione Toscana e fanno la formazione base per i laboratori. Certo. Possono entrare dopo le 4 ore certificate. Il laboratorio. Il laboratorio si inizia le prime cose da fare. Quindi i primi componenti, i fili, riconoscere. L'accensione della lampadina. L'accensione della lampadina da un posto, la prima cosa. Prima cosa da fare, perché si accende la lampadina? Perché qui siamo abituati, caro Cionnini, noi, che schiacciamo l'interruttore e arriva il segnale, mi sono spiegato? E invece c'è un insieme, una storia, un passaggio, percorso lungo. Ma c'è Roberto Francini in esterna, vedevo che si stava collocando prima nel video, adesso è riportato tutto all'inizio del collegamento, lui ha... Ok, prego Roberto, raccontaci che ci stai per proporre. Alex, oggi con Fabrizio Cocchetti siamo veramente itineranti in Arezzo. Qui siamo in Via Fiorentina all'Istituto Margaritone, dove ci sono dei laboratori molto particolari, vedo tanti fili, tanti relè. Professor De Giudici, dico bene? Professor De Giudici. Cosa stanno facendo questi ragazzi stamani? Allora, questi ragazzi che sono del corso della terza classe del corso operatore elettrico, stamattina stanno montando alcuni circuiti, in particolare lui sta facendo l'avviamento di un motore in modo stella-triangolo tramite un PLC. Ora magari lui gli spiega brevemente quello che sta facendo.
È difficile imparare queste cose, per me sembra veramente una cosa pazzesca. È difficile, basta, il prof ci dà uno schema e noi si segue come dice il nostro prof. Qual è il tuo progetto poi, dopo la scuola? Anzitutto a che anno sei? Sono al terzo anno. E poi cosa pensi di fare? Cosa ti piacerebbe fare? Cioè, personalmente un mio obiettivo è di arrivare a 30 anni e di avere una mia azienda, qualcosa simile. Ecco, quello che stiamo scoprendo è che i ragazzi hanno nel loro progetto futuro quello di mettersi in proprio, quindi impianti elettrici industriali. Sì. Quello che ti piace fare, insomma. Da che scuola hai fatto prima? Allora io ho iniziato subito a fare questa scuola, ho iniziato a fare questa scuola subito. Sapevi già che volevi fare questo? Sì. Bene, allora ti lascio a queste cose secondo me complicate. Professore, i ragazzi hanno tutti questo progetto di diventare poi imprenditori di se stessi? Diciamo che sì, la maggior parte sì, poi è chiaro, sono ragazzi di 16-17 anni, quindi ancora proprio le idee chiarissime non tutti ce le hanno. Però diciamo in ordine, sì, diciamo che tutti prevedono uno sbocco nel campo del mondo del lavoro da questo punto di vista. Sì. C'è una richiesta da parte delle aziende, di tecnici? C'è una grandissima richiesta, infatti diciamo che tutti gli anni, non appena finisce il periodo degli esami di maturità, noi veniamo sommersi di richieste da ditte locali, sia per quanto riguarda il corso meccanici, sia per quanto riguarda il corso elettrici. Per avere questi ragazzi, cercano molto questi ragazzi. Ovviamente per tirarli su. Certo, ecco. Certo. Diciamo che hanno le basi per poi essere dei professionisti. Dobbiamo fornire le basi. Bene, poi, grazie. Caro. Di niente. Grazie professore, buon lavoro a tutti. Complimenti, continua tu a smanettare, mi raccomando. Ciao a tutti. Alex, questi stanno imparando a diventare degli elettrici, elettrotecnici che verranno poi richiesti dalle aziende. Andiamo a fare i saluti con il preside Santi che ci aspetta in un altro laboratorio. A fra poco. Grandissimi, grazie Roberto, straordinari. Una curiosità, lui ha detto smanettare. Ecco, ora, noi usiamo un termine non vogliatecene, ma è per far capire la passione che c'è, perché i ragazzi la manualità la sviluppano. Ecco, a un ragazzo con quella passione che vuole aprire poi l'attività artigianale di suo, però fargli capire che deve sapere anche l'inglese, deve sapere un po' di informatica, lo riescono a comprendere ormai che è fondamentale che poi essere solo bravo a... No, certo, lo riescono a comprendere anche perché facendo delle attività formative direttamente in azienda riescono a vedere cosa serve veramente, le competenze, e l'inglese è la base, anche perché i data sheet, cioè fogli dati dei componenti elettrici e elettronici, sono tutti in inglese, quindi loro devono imparare sicuramente l'inglese. No, era solo una conferma. Professoressa, perché alla fine il viaggio che stiamo facendo di questo professionale, che anche lei ci ha raccontato, è fatto di scelte che nascono soprattutto dai genitori, da quello che capisco, che un po' influenzano i figli. Sì, è vero. Si dice... però la butto là, non è proprio perché io non ho figlioli, dici parli bene, per forza ce l'hai, giusto? Si dice però che sarebbe ideale riuscire a capire la passione per potergli far scegliere il tipo di scuola. No. Lei che ne pensa, alcuni, visto che è una persona sensibile, lavora anche con i diversamente... Alcuni genitori ovviamente seguono i figli nelle loro passioni. Secondo me sì, sarebbe una cosa... Cioè, se il ragazzo è convinto e consapevole di quello che vuole fare, è giusto che il genitore segua questa passione. Ci sono molti ragazzini però che arrivano lì e che hanno le idee non chiare, e quindi ovviamente a quel punto interviene il genitore e sceglie il posto proprio. Poi comunque vedo che i ragazzi che vengono da noi alla fine si trovano tutti molto bene, anche perché abbiamo un ambiente molto tranquillo, molto familiare, non esageratamente grande, per cui i ragazzi sono veramente ben seguiti tutti quanti in qualsiasi tipo di indirizzo. Chiaro, una cosa, in questi indirizzi sono tanti al professionale, al tecnico professionale Vasari, Orafi, Margaritone, Arezzo. C'è però una informazione ulteriore che volevo capire, scusi, il commerciale che c'entra con voi? No, il commerciale sì, purtroppo era un nostro indirizzo, però poi è andato. Era per dirlo, perché nel vostro sito c'è scritto un genitore me l'aveva evidenziato, prima una non c'è nulla di male, voglio dire, con tutti gli indirizzi, meno male che è sempre in progress, no? Sogno futuro che avrebbe, professoressa, lei per questa scuola? Ce l'ha ognuno di noi, no? Ma
di ampliare ancora altri indirizzi. Crescere. Quindi non il concetto in sé per sé del numero degli studenti, ma l'offerta crescere, formativa. Nuovi indirizzi, okay. Innovativi. Ok, innovativi, certo. Roberto Franceni, ci sei, caro? Ultimo collegamento con te, che siamo verso la fine del programma. Vai. Sì, prima dei saluti, Alex, volevo mostrarti questi aggeggi, questo robottino, credo costruito sulla base poi del processore Arduino. Ho sentito... Preside, ci ha guidato all'interno di un mondo, tante cose che si imparano, tanti istituti, tanti indirizzi. Come vede il futuro di questa scuola? Ma è un futuro che dà lavoro a ragazzi, insegna un mestiere. Qui sono anche delle ragazze, la Matilde, l'altra non la conosco, che studiano l'elettrico domotico, quindi una professione del futuro. Qui abbiamo la robotica e quindi questi robotini Arduino noi li utilizziamo anche per esempio per fare da guida al Museo Caio Cilio Mecenate. Troppo forte. Grazie di averci guidato in questo itinerario didattico, ma non solo, anche di curiosità per noi. Grazie a Fabrizio Cocchetti che oggi ha curato la parte tecnica, le riprese del nostro itinerario all'interno del Margaritone Vasari. Grazie al preside Roberto Santi e a tutti i ragazzi che hanno avuto la pazienza di aspettarci con noi. Sì. Grazie ragazzi. Che spettacolo vero! Siamo ai saluti finali! Allora, abbiamo proposto questo percorso, questo orientamento scolastico. Ricordo comunque, ci sono tantissime scuole, ognuno sceglie la propria. Io credo che è fondamentale però essere consapevoli delle scelte. Un ultimo 30 secondi, prof, 30 secondi. Consapevolezza delle scelte, cioè scegliete la scuola che volete, ma sappiate che dovete studiare. Sì, sì, certo. Qualsiasi indirizzo vogliate fare, qualsiasi cosa volete fare nel futuro, lo studio è la base. La base è per acquisire competenze e la serietà. Studio e serietà. Serietà. Sono due valori importanti, professore. Quello che parla, ricordami, professore? Andrea Scatizzi di Laboratorio di Elettronica e Domotica. E risponde la professoressa? Essere consapevoli che anche ad un istituto professionale si studia. Questo, perché il futuro vuole gente formata. Sì, non in Italia basta, perché il colmo è quello, con questa globalizzazione è la sfida che dobbiamo sostenere. Ragazzi, ci sono grandi possibilità, però vorrei dire ottimismo in questo senso. Questo è un momento difficile sotto l'aspetto sanitario, sociale, lo sappiamo, ma io vorrei dire ai giovani ragazzi che si stanno per approcciare alle scuole superiori, medie superiori, c'è un grande futuro, ragazzi, è in atto un cambio generazionale. Stanno andando in pensione quelli della mia generazione e devono entrare i nuovi nel mondo professionale, dell'artigianato, della creatività, della cultura. Scegliete quello che volete, ma siate consapevoli che il mondo là fuori c'è un bel mondo che può essere direi navigato, per usare un termine oggi dei social. Ringrazio davvero tanto i miei colleghi che hanno curato tutta la parte tecnica, straordinari, che sono Daniele Cionnini e Sauro Cardetti in studio, e il regia Luca Cocchetti e Natale Teci, giusto? Straordinari, davvero grande, abbiamo fatto questo racconto sull'orientamento professionale. Grazie.